Napoli ospita per tutto il mese di ottobre una rassegna dedicata alla letteratura elettronica per indagare e riflettere su come le tecnologie influenzino l'ispirazione artistica e letteraria in tutti i suoi vari aspetti, dalla parola scritta alla musica, dalle immagini al teatro. Il servizio di Luigi Carbone. Festival della letteratura elettronica Ole.01 accende con concerti, esibizioni, installazioni, dibattiti 12 location storiche di Napoli. Un confronto internazionale per conoscere gli ultimi indirizzi di un'avanguardia con radici lontane e definizione costantemente in progress, il cui linguaggio è aggiornato di continuo dalle possibilità aperte dalla rete, dai social network e dalle app. Gli artisti di maggior calibro espongono a Palazzo Reale, sede della Biblioteca Nazionale. Di particolare interesse è allora l'accostamento di opere fluide con la memoria letteraria sedimentata in centinaia di migliaia di volumi. Negli anni 60 già un nutrito gruppo di artisti internazionali aveva cercato di portare la poesia fuori dalla pagina scritta. Gli strumenti tecnologici cambiano il modo in cui vengono create le storie. Le storie in qualche modo emergono, affiorano dalla rete e non c'è più un solo autore di una storia. L'essenza della letteratura elettronica è l'estetizzazione delle nuove tecnologie. Il dispositivo funziona attraverso il riconoscimento della posizione del corpo. Se guardi lo schermo, il computer indica i movimenti da compiere. Ce ne sono 6 possibili. E ogni movimento è avvertito dal sistema e legato al suono e alle parole. Così il movimento del performer fa scaturire il racconto. I giovani possono così leggere buona letteratura giocando e muovendosi. E questa mi sembra una buona strategia. Il movimento del corpo alla base della narrazione. È una delle innumerevoli prospettive dischiuse dalla letteratura elettronica. La letteratura classica è chiusa, l'autore prende il pubblico per mano e lo porta con sé in modo fermo. Invece nella letteratura elettronica sollecitiamo il pubblico affinché ci dia il suo apporto alla nostra storia. E a questo punto si pone la questione di chi è l'autore, quello che ha costruito il dispositivo o il pubblico. In Love Needs Silence di Lello Masucci, artista e ideatore del festival, il messaggio viene filtrato attraverso un'installazione audio-video programmata con Java. Così io ora comincio a parlare, mentre parlo si comincia a muovere tutto, vedi che questa è la situazione, perché l'amore si può leggere e vedere solamente col silenzio. La riproducibilità di queste cose rende difficile il discorso dell'unicità dell'opera, così come si pensava nel mercato dell'arte. In effetti l'unicità c'è ed è l'unicità del nostro pensiero. Credo che tutto il processo abbia comunque in sé qualcosa di poetico, cioè è un gesto in parte dadaista, distruttivo nei confronti dei linguaggi. Programmatore di poesie dal 1978, il fisico Philip Boz ha creato per il festival Play Music for My Poem un'installazione che si avvale di 2 computer. Uno genera musica, l'altro, seguendo gli impulsi sonori, produce e proietta versi. La musica viene prodotta da colui che si candida a essere il lettore attraverso un'interfaccia, un gioco utilizzato anche dai piloti militari in addestramento. Il videogame però richiede concentrazione, così il lettore non riesce a leggere la poesia prodotta dalla musica da lui generata. I versi sono così apprezzati solo da un osservatore esterno. Nella lettura interattiva il dato importante è la ricezione, che cambia ed è diversa. Quello che abbiamo qui non è un lettore, è un metalettore, e quello che mi interessa è che avviene con la letteratura elettronica è la distinzione fra la funzione della lettura e la modalità di lettura. La fluidità delle opere pone una questione delicata per l'arte elettronica. Bisognerà anche pensare a come mantenere questa memoria, già che parliamo di un linguaggio definito da più parti liquido. In attesa di definire come custodire opere in continuo mutamento, fino al 3 novembre Napoli continuerà a seguire lo spirito del festival, elettrizzando la propria immaginazione.